Farai un candelabro di oro puro, 6 bracci usciranno dai suoi lati, 3 bracci da un lato e 3 bracci da un secondo lato. Così e con molti altri dettagli riportati nel libro dell'Esodo, sul monte Sinai il Signore, dopo aver consegnato a Mosè i 10 comandamenti, gli spiega come realizzare il candelabro a 7 bracci da collocare nel tabernacolo e trasportare insieme all'arca dell'alleanza e poi nel primo tempio di Gerusalemme, per suggellare il nuovo patto col popolo di Israele. È la menorah, simbolo di luce e saggezza che ricorda il roveto ardente del Sinai e con i 7 bracci anche la creazione. Nei secoli è diventato simbolo dell'ebraismo e fino al 23 luglio svetterà sul colonnato di San Pietro all'ingresso del braccio di Carlo Magno, che ospita una parte della mostra La menorah, culto, storia e mito, che vede per la prima volta la collaborazione fra i Musei Vaticani e il Museo Ebraico di Roma. Ce ne parlano i direttori dei due musei, Barbara Iatta e Alessandra Di Castro. La scelta di un percorso comune è stata fatta proprio su questo simbolo, che è vero che è identitario della cultura ebraica, della cultura, della religione e addirittura del simbolo di Israele, ma che ha tante declinazioni e tante derivazioni in quello cristiano. Pensiamo soltanto a questi straordinari candelabri che abbiamo, ma questo è soltanto, diciamo, la fine, siamo nel Settecento, con questi candelabri della cattedrale di Maiorca che hanno appunto 7 braccia esattamente come la mitica menorah. La storia vuole, appunto si sa, la storia sa e ci racconta che venne portata da Tito. Il mito e la leggenda dice che sia nascosta in Vaticano. Noi ne abbiamo appunto in Vaticano esposte 130 distinte, perché di fatto appunto la menorah originale, quella in oro, i 34 kg in oro, chiaramente non è in Vaticano, se no sarebbe stato il clou della mostra. Il candelabro a 7 braccia è il simbolo più importante del popolo ebraico, è un simbolo di luce e naturalmente a Roma acquista ulteriori significati quando viene portata da Tito dopo la razzia del Tempio di Gerusalemme. Ed è proprio a Roma che la menorah diventa il simbolo identitario del popolo ebraico. Con un unico biglietto si potrà iniziare dal braccio di Carlo Magno un affascinante percorso attraverso i secoli per seguire le raffigurazioni della menorah, dal bassorilievo del primo secolo sulla pietra dell'antica sinagoga di Magdala in Galilea, ritrovata nel 2009 mentre si scavava per realizzare un edificio cristiano, fino a questo fumetto israeliano del 1987. Nella prima grande sala domina il calco del rilievo dell'arco di Tito, che raffigura i prigionieri ebrei che portano a spalla la pesante menorah in oro, trofeo trafugato dal Tempio di Gerusalemme nel 70 d.C. Custodita a Roma nel Tempio della Pace, la mitica lampada fu rubata dai vandali di Genserico nel sacco di Roma del 455 e da lì si persero le tracce storiche, tra Cartagine e poi Costantinopoli. Diventata emblema del giudaismo, la menorah venne raffigurata ovunque, come testimoniano gli oggetti in mostra, tele, iscrizioni tombali, graffiti, monete, vetri decorati in oro, gioielli. Ma nel Medioevo le sue forme vennero riprese dagli artisti cristiani per creare candelabri a 7 bracci come quello del santuario della Mentorella e della Busdorfskirche di Paderborn, e la menorah di Mosè venne raffigurata sulle miniature di molte Bibbie. Il curatore della mostra, Arnold Nesserhalt, delegato per i dipartimenti scientifici dei Musei Vaticani. La Bibbia di San Paolo viene esposta forse per la prima volta in pubblico, c'ha una enorme freschezza, è del IX secolo, cioè ha 12 secoli alle spalle, è di una bellezza straordinaria e abbiamo aperto il frontispizio del libro Levitico che proprio illustra tutto il culto della menorah al suo origine. Dopo aver concluso il percorso al braccio di Carlo Magno con la sala che ospita opere di artisti del XX e del XXI secolo, ci si trasferisce nel Museo Ebraico di Roma, sotto la sinagoga. Qui troviamo una selezione di 10 opere, dall'Elmo del Gladiatore, prestato dal Museo di Napoli, con una menorah, albero della vita, alle lastre con epitafio provenienti dal Vaticano, fino al calco della Tabula Magna Lateranensis, della Basilica di San Giovanni in Laterano, che cita il Candelabrum Aureum tra gli oggetti nascosti sotto l'altare, alimentando il mistero sulla sorte della lampada d'oro. L'entusiasmo tra i colleghi ebraici è stato enorme. La risonanza in Israele è stato grossissimo. Persino i colleghi negli altri musei hanno capito che cosa significa questa collaborazione, ci hanno sostenuti in tutto il mondo ed il valore simbolico che questa mostra ha è stato capito largamente. Siamo cresciuti proprio col rispetto per quello che è sacro all'altro
e in questo spirito abbiamo fatto questa mostra. Grandi progetti nascono veramente dal dialogo, dal camminare insieme, dal confronto, e penso che la mostra dimostri proprio questo, con la sua ricchezza di opere, con i prestiti importantissimi, con questi accostamenti così sorprendenti.